Un mondo sommerso, bellissimo eppure immeritatamente sconosciuto. Parliamo della banchina al di sotto del castello aragonese di Taranto, un'autentica scoperta con la sua elevata biodiversità, un positivo riscontro del buono stato delle acque in un tratto di mare sottoposto a forti pressioni antropiche. Lo hanno rivelato i ricercatori del CNR, Istituto Talassografico, partner della tappa tarantina di Dominate the Water, il circuito nazionale di nuoto in acque libere ideato e promosso dal campione olimpico e campione del mondo Gregorio Paltrinieri, che i prossimi 10 e 11 settembre farà tappa nel capoluogo ionico a bordo delle imbarcazioni della Ionian Dolphin Conservation, che da anni studia i delfini e gli altri cetacei che popolano il Golfo di Taranto. Si è svolto un incontro sul mare come elemento centrale della manifestazione, un mezzo per far conoscere anche il territorio e la sua storia. In tal senso è stato siglato un accordo con il Museo Archeologico Nazionale MART. Non hanno fatto mancare il proprio apporto le istituzioni. Taranto ormai da diversi anni è comunque abituata ad andare sulle vetrine nazionali oltre che mondiali. Sarà un'altra occasione per far conoscere Taranto, per far conoscere la nostra bellezza, il nostro mare, il nostro patrimonio archeologico e storico. E quindi sicuramente un evento di livello sportivo importante, ma soprattutto un'iniziativa che va verso il turismo sportivo, che è una delle altre priorità che si è data anche l'amministrazione Moliucci. Una tappa nazionale in questa location, come vedete, è splendida. Siamo sempre pronti, vicini alla nostra città, perché da questo dobbiamo ripartire, dal nostro mare, dalla cultura, dai prodotti enogastronomici, per costruire una città con una visione diversa e con un futuro diverso.